il marketing è così importante che non si può affidarlo a una direzione marketing di un'azienda. Beh, ma non è questo. No! Questa è la mia. Porca miseria. La deve fare il capo dell'azienda. No, il marketing è, dice Kotler, che è, diciamo, il guru del marketing, l'arte è la scienza di acquisire, mantenere, sviluppare una clientela che assicuri un profitto. I fondamentali del marketing sono questi. Tutto questo però necessita di competenze un po' più strutturate. I fondamentali sono alcuni valori, perché siamo migliori degli altri, qual è il nostro posizionamento. Per posizionamento non si intende quello che dicono gli informatici, cioè dove andiamo a finire nei motori di ricerca. Il posizionamento è quello che resta nella vostra mente di un brand. Quindi tutti fanno grafica perché dal 90 in poi, dal 92 in poi, insomma da quando i computer sono diventati strumento che hanno sostituito quelli tradizionali, la disciplina pian piano è stata banalizzata. Molti hanno scambiato il mezzo per lo scopo e quindi utilizzare il computer significava uguale fare grafica. Allora, alcuni anni or sono. Questa dimensione si è moltiplicata, si è espansa di dismisura, sono tantissime le persone che fanno grafica e la fanno in luoghi accessori al progetto, centri stampa, tipografie, diciamo dimensioni dove la grafica, quella che noi consideravamo progettazione, è semplicemente traduzione in esecutività, in aspetti di utilizzi accessori alla fornitura. Ovviamente che cosa bisogna fare? Chi ha cominciato a fare questo mestiere come me e vuole sopravvivere, spostare più in alto l'asticella della complessità. Se vogliamo approfondire il design della comunicazione, dobbiamo essere consapevoli che si è innescata una complessità tale che non ce la facciamo più con i vecchi modelli. Allora, l'accelerazione che vediamo nella comunicazione è spaventosa. Io quando studiavo all'università, oppure il mio di mano, facevo corsi lettere perché gli piaceva la storia dell'arte e non sapeva che fare, no? E si faceva tutti gli esami, storia dell'arte, tutte le cose che gli piacevano, che noi potevamo fare quello, i piani di studio che volevamo, i tempi miei, ma no, non lo possono fare più, 3 più 2, ha tagliato tutte le speranze. Allora, adesso invece esiste un corso di laurea in disegno industriale, cioè la disciplina, la professione, la figura professionale è stata finalmente istituzionale. Il designer è una professione istituzionalizzata, c'è un titolo, un percorso, quindi il senso comune lo acquisisce. Peccato che ci abbiamo messo troppo e adesso è cambiata ancora e quindi informiamo delle persone con uno sguardo all'indietro. I grandi marchi, le grandi corporation che ormai sono diventati il nuovo grande fratello, fanno business pazzeschi, ma pensate che aziende come queste, con miliardi di dollari, non pagano le tasse, cioè l'imposizione fiscale di aziende come Google, come Amazon, sono meno del 5%, quando ogni impresa nostra in Italia, i ragazzi che fanno impresa se la accorgeranno dopo il primo anno, pagano 45-50% e anche più, dirette e indirette. Allora, questo è un pericolo, cioè una guerra, è più di una guerra mondiale il fatto che le multinazionali governano il mondo e vi dicano fate la pubblicità, fate i SEO, fate quello, cioè tutte azioni, attività indotte, nuove professioni inventate, indotte senza struttura per dare petrolio a queste imprese. Nessuno utilizza il modello di Goleman. Goleman che cosa ha detto? In un bellissimo libro che tutti dovreste conoscere, lavorare con l'intelligenza emotiva. Esistono le competenze soglie e le competenze distintive. Le competenze soglie sono quelle che io faccio il grafico, va bene, allora faccio il design, usiamo le parole un po' più evolute. Le competenze soglie sono: devo conoscere il carattere, la tipografia, i software, i programmi, il computer, la macchina fotografica, devo conoscere tutte le cose che chi fa grafico, chi fa design deve conoscere. Le devo conoscere bene, non hai fatto niente. Queste sono le competenze soglie, è il minimo! E sapete quanto è difficile, eh? Le competenze soglie non è che si acquisiscono con facilità. Poi cambiano rapidamente nel tempo. E cambiano, evolvono, mutano, soprattutto mutano. Allora, benissimo, è una dimensione, ma ci sono le altre. Chi me le insegna? Chi mi dice che io posso fare un'impresa se non ho un progetto chiaro, se non so cosa voglio fare, se non so qual è la mia, se non stabilisco la mia mission, la missione, se non ho una visione di quello che sarà, pensando che oggi bisogna progettare. Dicono due economisti americani, Davis e Mayer, una volta si diceva progettato per durare, oggi si dice progettato per cambiare, cioè la trasformazione è il progetto, mentre prima il progetto era finalizzato alla durata. Parole confuse, questa è una ricerca del 2007,
insomma, i nostri colleghi non sanno che mestiere fanno, ognuno se ne inventa uno, sono tutti architetto, brand manager, communication design, cioè, no, intervistati i nostri colleghi, questa è una ricerca che ho fatto in campagna nel 2006, intervistati i nostri colleghi in campagna, ma vale per tutta l'Italia, ognuno si inventa una locuzione, un'espressione, quindi non è un problema di età o di maturità, è un problema che la stessa disciplina della comunicazione, infatti esistono, io ho insegnato nel corso di laurea in scienze della comunicazione, le scienze plurali, la comunicazione singolare, ma le scienze sono tante. E quindi ognuno si inventa quello che fa. Il 95% di quello che insegnano gli altri ci ritorna, ma quello che leggiamo, quello che ascoltiamo, quello che vediamo resta molto poco, ecco perché lo è pericolosa. E poi c'è quest'altro mistificazione degli learning, o blended learning, come volete, cioè la formazione online. Le imprese hanno capito, le imprese di formazione, hanno capito che vendere corsi online funziona. Funziona perché la formazione paghi una volta un docente, ti fa una piano un tippone di un'ora di lezione con telecamera fissa, la metti online e quindi invece di 100 persone la possono vedere 1000 persone, non attengono. Ora, la formazione, l'e-learning è un'opportunità, non deve essere un'opportunità per fare business, deve essere un'opportunità per aumentare la potenza formativa, per aumentare l'integrazione mediatica, per integrare i canali. E il problema è che guarda dietro, usa vecchi metodi, vecchi modelli invece di ottimizzare i nuovi modelli. Poi c'è un'altra tragedia che è la committenza. Temete, oltre che desiderate di avere i committenti, ma temetevi, perché non sanno nulla di quello che vogliono. Non sanno perché, non devono saperlo. Ma mentre quando vanno dal medico o dall'avvocato stanno, come dicono a Oxford, così vedi nella scarpa, sì. Quando vanno dal design, dal comunicatore, eccetera, sono scienziati. La comunicazione è come la prostituzione, la possono avere tutti, basta pagare.